La cultura del dono si è celebrata al Liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese, dove l'AIDO, Associazione Italiana Donatori di Organi, ha promosso il progetto Immagini, Parole e Musica per un dono. La preside Bernarda De Girolamo ha dato il benvenuto, mentre Saul Marzano, presidente del Rotary Club, e Guglielmo Venditti, presidente regionale dell'AIDO Campania, hanno premiato i giovani meritevoli. Noi li abbiamo sentiti a margine dell'evento per ascoltare le loro testimonianze, riflettendo sull'importanza del dono e dell'altruismo nella nostra società. Preside, oggi è una giornata particolare. L'AIDO entra nella scuola. Ecco, qual è l'importanza? L'associazione AIDO è da tempo che sta collaborando con l'ufficio scolastico regionale, ma da tempo sta collaborando anche con la nostra scuola per diffondere un messaggio che in questo momento è più che mai importante che noi facciamo arrivare ai nostri studenti. L'importanza della giornata di oggi tra il Rotary e l'AIDO. Ma diciamo che è stato un incontro formidabile. Un nostro socio, il dottor Guglielmo Venditti, socio del Rotary Club di Piedimonte Matese, Alto Casertano, nonché presidente dell'AIDO a livello campano, quindi presidente Campania AIDO, e non c'era, diciamo, un argomento più legato a quello che è il service del Rotary, il dono. Il dono perché non è altro che proprio la sublimazione di quello che è il dare agli altri senza alcun interesse. E cosa c'è di più importante che donare il proprio sangue piuttosto che i propri organi e quindi aiutare gli altri a trasformare la morte in vita? Presidente, oggi è stata una giornata veramente particolare, soprattutto per l'AIDO, ma ovviamente avete coinvolto anche il Rotary e la scuola. Ecco, volendo fare un bilancio di questa giornata, che cosa ci può dire? Allora, un bilancio che non posso che definire fantastico, meraviglioso, perché è stata la festa dei ragazzi, è stata la festa del dono, dell'amicizia, della condivisione, di problematiche che investono circa 8.500 persone in Italia, 1.200 persone in Campania, che sperano di poter avere la possibilità di guarire da una malattia grave che gli impone come unica terapia il trapianto. E quindi stamattina i ragazzi ci hanno dimostrato che si può parlare di cultura del dono in tutte le sue forme. I ragazzi sono stati premiati perché era giusto farlo, i ragazzi hanno sentito due testimonianze molto belle di una ragazza Chiara trapiantata di cuore e della mamma di una ragazza giovane di Piedimonte che 2 anni fa ha donato gli organi e che stamattina ha ricevuto un premio. Quindi, per quanto mi riguarda, come presidente AIDO Campania del gruppo comunale AIDO di Piedimonte Matese, e insieme a Rotary non possiamo che dire grazie a tutti quanti, grazie a voi stampa, a voi media che ci date la possibilità di divulgare questo messaggio, grazie ai ragazzi, agli istituti, ai presidi, ai professori, davvero un grazie grande come il mondo. Dal Liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.